Ciao a tutti ragazzi, io e Piccettino oggi facciamo un video leggermente diverso perché sarà un video un po' più corale. Cosa intendo? Beh, come avete letto dal titolo, mi sono dato al recuperone dei Senz'anima. Recuperone a cui devo tanto al centro fumetto Andrea Pazienza. Come potete vedere, io ho recuperato tutti questi, mi scade a breve il noleggio, quindi devo riportarli a breve, ma li ho presi tutti in prestito e ho fatto una full super immersion di Senz'anima. Quindi abbiamo fame, buio, giungla, redenzione, vittime e assedio. Eccoli qua. Questi qui sono la cura di Senz'anima che mi sono fatto. Perché? Beh, perché ragazzi, Senz'anima, ridendo e scherzando, comunque ne sono già usciti un bello spatafione. Io ho comprato solo il primo perché ero curioso, poi però purtroppo causa prezzo, dico brutalmente, ho lasciato stare perché comunque leggendo tanto. A me il prezzo di copertina è di 17 euro, 16-17 euro. Infatti il primo che ho qui, che è Fame, che è il più vecchio, costa 16, l'ultimo ne costa 17, quindi il prezzo è rimasto più o meno quello. Beh raga, cosa posso dirvi? Vabbè, allora, il formato Bonelli da libreria di questo tipo a me non ha mai particolarmente convinto, lo sapete. Sono secondo me un po' poche pagine per quello che ci viene offerto come prezzo, perché abbiamo il fumetto che parte da pagina, se va bene, 6, se no 9, e dura fino a pagina 64-65. Quindi questo è il fumetto che leggete e questo è il quantitativo di redazionali. Redazionali particolari, tra l'altro. Quindi vabbè, non mi ha mai particolarmente convinto, ripeto, questo formato. Lo accetto dove non posso fare diversamente, ma di mia sponte difficilmente vado ad acquistarli. Se arrivano in edicola, come è successo con K11, che tra l'altro non vi ho finito, ma ve lo devo fare, come è finito per K11, magari se ne può parlare. Così vado un po' altalenante. Beh, allora, innanzitutto, che cos'è Senz'anima? Senz'anima editorialmente è una testata di Dragonero, una testata deluxe di Dragonero in cartonato. Mi sembra che sia circa semestrale, vuoto per pieno. Adesso dovrei guardare bene l'ate, ma mi sembra che più o meno sia semestrale, quindi due l'anno. Di fumetto con la particolare di essere in grande formato e totalmente a colori, come potete vedere magari anche da quello che scorre dietro di me, visto che ho deciso di mettermi un po' di tavole. Il costo viaggia tra i 16 e i 17 euro, quindi è allineato allo standard Bonelli per questo tipo di pubblicazioni. È tanto, è poco? Beh, qui ragazzi è soggettiva, per me è un po' tanto, ma non è tanto in senso oggettivo, cioè non è il peso che do all'oggetto, ma per le mie tasche questi cartonati pesano, soprattutto perché normalmente quando uno legge non legge solo questo, ma legge n cose significa dover bilanciare gli acquisti. Quindi ben vengano questo tipo di noleggi che mi hanno permesso di portarmeli a casa e leggermi tutto questo spatafione. Fumettisticamente parlando, Dragonero invece ci porta all'adolescenza di Jan, in cui questi 2 anni sono 2 anni in cui è arruolato nei Senz'anima. I Senz'anima sono un gruppo di mercenari ed è la versione più hard-boiled, diciamo la versione più dura di Dragonero, sia come toni, sia come livello di narrazione, sia come atmosfere. Ok, in senso lato, qualunque pubblicazione alla Gartenni si informa, è molto di più come violenza e come durezza, per carità. Però per un livello Bonelli, per avere la scritta Sergio Moneditore, devo essere sincero, Senz'anima si piazza decisamente ad un bel livello di pesantezza, di cattiveria, mettiamola così. Beh ragazzi, iniziamo dicendovi che lo Yan che trovate qui dentro è sicuramente uno Yan diverso, un po' immaturo, un po' in fase di crescita. È uno Yan anche abbastanza pronto a buttarsi alla mischia, pronto a sbagliare, farà anche, soprattutto in assedio, l'ultimo che ho letto qua io, fa anche degli errori, arriverà a fare esperienze, arriverà a mettere anche a frutto già da adesso le sue esperienze. Infatti ricordiamoci che lui non viene da una famiglia comunque agiata, ha avuto un precettore, ha avuto modo di imparare n cose che gli verranno utili, dal seguire le tracce nella giungla, per dire, in giungla, a seguire le tracce, al muoversi nei cunicoli, allo scassinare serrature. Insomma, vedremo uno Yan in costruzione, che non è il quarantenne che vediamo oggi e non è neanche l'adolescente che vediamo nello Yang, ma è una via di mezzo. L'adolescenza, i suoi 17 anni, 18 anni che vediamo qui, è
insomma è un'età abbastanza traumatica e lui la sta vivendo in una maniera ancora più traumatica. A far contorno di questo abbiamo il gruppo dei Senz'anima, un gruppo molto nutrito con dei personaggi che in parte abbiamo visto anche sulla regolare, in parte no, e quindi pian piano cominceremo a conoscere, tifare, apprezzare questo gruppo, anche se non tutti avranno gli stessi spazi. Qualcuno come il Cannibale è messo un po' da parte, mentre altri come il Carogna sono invece molto ben sviluppati. Ma andiamo con ordine. E abbiamo poi anche il periodo storico con l'assedio di Merovia. Questo assedio praticamente è questa guerra in cui loro sono arruolati come mercenari, è un po' lo sfondo. Vediamo la loro vita, vediamo in ogni albo, vediamo un pezzettino di questa vita. Allora, partiamo da un presupposto. Ogni albo è legittimamente fruibile a sé stante. Forse gli ultimi due, vittime assedio, sono un po' meno, però di base la maggior parte, tutti gli altri, sono leggibili a sé stante. Potete prendere fame, buio, giungla, uno con l'altro e leggervi, non ci sono problemi. Certo, la conseguenzialità è sicuramente d'aiuto. Luca Enoch e Stefano Vietti fanno un bellissimo lavoro. Cosa dire? Io vi dico, secondo me è un'ottima pubblicazione, quindi avete in mano un qualcosa di concreto, avete in mano un qualcosa di particolare, però secondo me c'è qualcosina che stride, o meglio, c'è qualche problema proprio nel formato stesso. Alcune storie, come vittime, come assedio, come giungla, le ho trovate perfette, al loro interno mi sembravano scorrere bene, anche se forse qualche paginetta in più, soprattutto nella parte degli assedi, nella parte di Merovia, sarebbe servito, perché in alcuni momenti mi sembra quasi che le 60 pagine sono un po' strette per queste storie. Altre, come Redenzione, come Fame, no, invece vanno bene così. Anzi, forse Redenzione addirittura mi sembra un filino allungata, poteva starci in 40, secondo me, in 48 pagine. D'altronde, cosa posso dire? Ecco, secondo me questo formato è anche un po' limitante, ecco, da quello che sto vedendo. Non che siano brutte storie, però alcune secondo me necessitavano di più ampio respiro. Forse Senz'anima, se fosse venduto annualmente con il doppio delle pagine, quindi due storie a volta, o magari una storia più lunga da, che ne so, 70-80 pagine, 90 pagine, e una più corta da 30-40 in base al bilanciamento che si vuol dare, secondo me funzionerebbe un po' meglio, magari a un prezzo di 24-25 euro, sempre cartonato a colori, perché comunque secondo me non ci starebbe male. Così mi sembrano alcune volte un po' sacrificate le storie, perché forse da raccontare c'è tanto altro, c'è da portare fuori di più. Soprattutto, ripeto, Vittime e Assedio mi hanno dato l'idea che delle pagine in più gli avrebbero fatto molto bene. È un prodotto che, preso, leggendone una per volta, si esce abbastanza soddisfatti dalla lettura, anche perché, ragazzi, le tavole sono magnifiche, i colori sono fantastici, non entro nemmeno nel merito, state vedendo le immagini, ci sono Alfio Buscaglia, Ivan Calcaterra, Morrone, Rizzato, sto proprio leggendo, Vitti, Olivares, cioè ce n'è che più non ce n'è, a livello grafico c'è un impatto clamoroso. Il livello storia, se fate come ho fatto io, ve li sparate tutti di fila, io li ho letti tutti di fila questi, avete quel senso di forse manca qualcosa, forse qualche paginetta in più, forse questa lunga narrazione avrebbe necessitato di qualche puntino in più. Non lo so, io posso dire che i Senz'anima sono sicuramente una bella iniziativa, e tra tutto quello che esce regolarmente in edicola, anzi in libreria, scusate, di Casa Bonelli, sono tra la produzione meglio riuscita. Però andrebbe rivisto un attimino il formato, secondo me, perché è un po' penalizzante sotto certi punti di vista. Forse sarebbe meglio pensare a fare una singola uscita annuale, ma un po' più ad ampio respiro. Per il resto però vi consiglio assolutamente di provare a sfogliarne uno, a darci un occhio. Vi consiglio di provare a entrare in questa parte più scura, in questa zona più pulp di Casa Bonelli, ma soprattutto vi consiglio quantomeno di apprezzare lo sforzo che viene fatto per differenziare Dragonero, per portarlo a un livello un po' diverso da quello che è normalmente il mondo edicola. Quindi Senz'anima sono ragionevolmente promossi, anche se non semplicissimi, secondo me, da digerire per la maggior parte del pubblico canonico bonelliano. Mi raccomando, quanto a me,
Mano a mano che riuscirò a trovare altri volumi, probabilmente proseguirò. Adesso non mi ricordo quanti ne sono usciti, ma credo che io ne ho il primo originale mio comprato. Questi qui prestito sono altri 3 e 3, 6, quindi sono 7 volumi. Mi sa che me ne mancheranno 2 o 3 di quelli usciti. Ma mano a mano vedrò di recuperarli. Senz'anima promosso, ma secondo me si potrebbe aggiustare un po' il tiro. Forse ormai non ha più senso visto che la pubblicazione è quella, però il mio consiglio, se si potrà mai fare, è quello di magari portarla in edicola in quel formato doppio, tipo raccolta, non lo so, fate voi. Comunque sì, Senz'anima, una buona alternativa fantasy, un po' più sporca, un po' più cattiva di Casa Bonelli. Quindi sì, per me è un sì. Ovviamente un po' di riserva su quello che vi ho detto. Voi cosa ne pensate? Li prendete? Non li prendete? Pensate che Dragonero sia fruibile anche senza questi mallopponi qua? Per me la risposta è sì, ve lo dico prima, però sicuramente è un'aggiunta. Chiudo con una cosa a parte, cioè gli editoriali in fondo. Gli editoriali in fondo sono partiti con un po' di interviste e piano piano si sono spostati sempre di più con gli approfondimenti, come se stessimo leggendo una sorta di puntate di una Bibbia di quello che succede nelle Rondar. Quindi abbiamo le situazioni, abbiamo gli spostamenti, abbiamo anche le, come si dice, le spiegazioni sui culti, sulla religione. Cioè, c'è davvero un bel approfondimento che se riunì tutto insieme farebbe una bella Bibbia di Dragonero. Questa parte è molto ben curata. Sinceramente, questo è un bel valore aggiunto. Ecco, questo lo metto in coda perché è il valore aggiunto di questa pubblicazione. Sta a voi, ragazzi. Se una cosa così, 17 euro, la volete provare a leggerla, volete buttarvici, è a vostra disposizione. Se pensate che 17 euro al momento vi pesino troppo o siano comunque tanti per quello che vi stanno dando, ovviamente potete anche non leggerla. Questo non influirà sul Dragonero mensile che leggete tutti i mesi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate in generale delle produzioni da libri a Bonelli e di Dragonero Senz'anima, che ammetto ho colmato in maniera abbastanza corposa in questo momento. Baci e abbracci e alla prossima. PS, non è una vera recensione, è più una chiacchierata. Ciao ragazzi!